Assessore, oggi riunione operativa con i sindaci per gli interventi che mirano a ridurre il rischio sismico. Sono stati finanziati 5 comuni per quanto riguarda i punti COM. Penso sia un importante risultato che mettiamo a disposizione di tutti quanti i comuni questo finanziamento e oggi la riunione operativa perché già abbiamo sottoscritto la convenzione prima del 30 novembre in quanto era obbligatorio per non perdere i soldi in bilancio e la riscrizione in bilancio di tali fondi. La riunione operativa è con i sindaci e con i tecnici affinché parta subito tutto ciò che riguarda dalla progettazione alla gara per non perdere i finanziamenti. Certo, i tempi sono abbastanza ristretti, già possiamo fare un'anticipazione ai fondi del comune per quanto riguarda le progettazioni. Entro febbraio penso debba essere presentato il progetto con il progetto di massima e quindi partiamo con questi lavori. Sono stati finanziati questi 5 comuni come punti com, riferimento dei comuni intorno. Faccio l'esempio di Tagliacozzo che è stato finanziato, sarà riferimento dai comuni di Santa Maria, Cappadocia, Scurco. Insomma, penso sia un importante risultato e soddisfa la richiesta di tutti quanti gli amministratori che vedono realizzato la messa in sicurezza di questi comuni. Su quali edifici si andrà ad intervenire? Sugli edifici che i comuni hanno dichiarato, cioè generalmente adesso il punto della riunione fatta oggi sono tutti i municipi. Il problema che era c'avevano questi municipi della sicurezza in caso di terremoto viene così realizzato e compensato. Sono i 5 comuni che Tagliacozzo, Casoli, Villa Santa Maria, Tornibarti e Giulianova che hanno questa opportunità, quindi penso sia un ottimo risultato, la soddisfazione dei sindaci e dei tecnici si vede perché partiranno subito con queste progettazioni. Ringrazio la Protezione Civile, l'ingegner Maria Basi che oltre a aver stilato la causatoria con la protezione in giunta di questo progetto dà la disponibilità ai sindaci per ulteriori miglioramenti dei progetti anche per quanto riguarda risparmio energetico, per quanto riguarda una stanza da adibire a tipo quello che ha la Protezione Civile qua in regione, in modo che rendano veramente questi edifici strutturali sicuri. E queste sono le risorse, la possibilità di estendere anche ad altri comuni in futuro? Speriamo di sì, questo è il piano che abbiamo fatto completo con questi 5 comuni, ma la richiesta sono tantissimi comuni per un importo di circa 420 milioni di euro, quindi capite che è altissimo la richiesta di finanziamenti, però già abbiamo fatto scorrere la graduatoria, penso e speriamo, come diceva prima l'ingegner Basi, di raggiungere l'obiettivo di finanziare gli altri comuni nel 2019.